Adesso passiamo, insomma, a temi che ovviamente sono collegati, perché i primi due numeri della rivista di Azione Non Violenta sono due numeri che focalizzano due interconnessioni di opposizione alla guerra, alle guerre attuali. Il primo numero riguarda appunto il nesso tra guerra e clima, ma non solamente, dirò qualcosa su questo, solo tra i danni che la guerra fa sull'ambiente, no? Ma qualcosa anche di più complesso e profondo. E poi il secondo numero, infatti noi li abbiamo fatti uscire insieme, perché mentre facciamo il primo c'è stata, appunto, l'avevamo chiuso, c'è stata l'invasione russa dell'Ucraina, e quindi abbiamo sentito il dovere di, insomma, fermarci un attimo, fare un numero dedicato a quello che stava accadendo, e quindi sono usciti questi due numeri insieme. Partiamo solo per cronologia con il primo. Questo primo numero, Azione Non Violenta, è costruito intorno a un concetto, che è quello di disarmo climatico. Che cosa vuol dire? Noi siamo abituati, insomma, a sentir parlare spesso di disarmo nucleare, che, no, che è facile capire cosa vuol dire, cioè l'abolizione e la messa al bando di tutte le armi nucleari. Conosciamo anche questa espressione, insomma, che è in voga anche a livello istituzionale, di disarmo umanitario, cioè di ridurre il più possibile la circolazione delle armi, specialmente gli export illegali e nelle zone di conflitto, così da far arrivare gli aiuti umanitari, l'intervento umanitario, qualche volta anche di peace building, ma difficilmente, insomma, però nella teoria c'è. Poi c'è quella invece, diciamo, più specifica per anni, insomma, del movimento non violento, in particolare delle iniziative di Pietro Pina, del disarmo unilaterale, cioè non ci interessa di aspettare, che l'obiezione è: ma il disarmo si può fare, questa si diceva sempre nella guerra fredda anche, no? Quando tutti sono d'accordo, firmano il trattato internazionale, no? Però questa è sempre pensare che gli altri debbano fare qualcosa. Invece l'abbiamo visto da Matteotti, a ognuno di fare qualcosa contro la guerra, a partire dalla propria obiezione alla guerra. E allora questo sul disarmo diventa il disarmo unilaterale, cioè sia nei nostri rapporti, nelle nostre scelte anche economiche, non essere complici della preparazione della guerra, dei finanziamenti agli eserciti, per esempio attualmente delle banche armate e altre scelte di questo tipo, e poi di chiedere, no, il lavoro della società civile, di chiedere al proprio Stato di attuare politiche di disarmo, fino a quello che è il sogno politico, ma concreto, del disarmo mondiale, cioè dell'abolizione dell'esercito. Come si attualizza, insomma, un po' secondo noi, questa prospettiva del disarmo unilaterale oggi? Ci vuole, diciamo, una specifica in più, che ovviamente è già dentro i grandi pensatori della non violenza, Gandhi, Capitini, Alexander Langer e altri, cioè che è il nesso sempre più stretto con l'ecologia. Questo perché purtroppo stiamo vivendo lo scenario in cui la crisi climatica ed ecologica non è più, diciamo, qualcosa che alcuni profeti e pensatori additano che potrebbe accadere, ma è lo scenario nel quale stiamo vivendo, anzi nel quale stiamo bruciando, per dirla con le parole di Naomi Klein. Ecco, adesso la scelta del disarmo unilaterale ha una motivazione in più di urgenza, che è la scelta del disarmo climatico. È il momento di attuare politiche di disarmo, di abolire la circolazione delle armi, la produzione delle armi e degli eserciti, perché sono insostenibili per il nostro pianeta. E allora qualcuno può dire: beh, ma tu dici così perché sei antimilitarista, amico della non violenza, ma un altro ti potrebbe dire che bisogna prima eliminare altri tipi di produzione. No, qui ci sono proprio dei conti, degli studi, delle analisi. Uno, spesso si dice: beh, ma la questione più importante sul clima è quella energetica, dei combustibili fossili. Sì, ma andate a vedere quali sono le multinazionali che gestiscono i combustibili fossili. Sono le stesse vincolate alle multinazionali delle armi. Ma soprattutto questi combustibili fossili, diciamo, come il petrolio e altri, si ricavano con l'estrattivismo. E come si difende l'estrattivismo in Sud Africa, in Sud America? Con le forze militari e paramilitari, cioè con gli strumenti di morte degli eserciti, utilizzati contro il popolo, contro il bene comune, contro la casa comune che è il pianeta. Non solo questo. Immaginate che il Pentagono da solo produce più emissioni di CO2 di tutta l'Europa. Quindi ha voglia a fare le nostre, diciamo, mozioni parlamentari di piccole riduzioni, se poi permettiamo che una sola istituzione, per quanto, diciamo, importante, riconosciuta nel mondo, produca più di un intero continente emissioni di CO2. Non solo
non ha neanche l'obbligo di dichiararle, non ce l'ha nessun esercito in tutto il mondo. COP 25, 24, 25, 26. Tutte le trattative per inserire le emissioni di CO2 e l'inquinamento in generale del sistema, del complesso militare industriale, sono fallite. Adesso siamo arrivati a dire addirittura che sono, diciamo, raccomandate amichevolmente. Quindi noi raccomandiamo, per esempio in Italia, amichevolmente a Finmeccanica, Leonardo e ad altre compagnie di dirci quanto inquinano. E loro ci dicono, ma inquiniamo poco, poi stiamo molto lavorando sulla sostenibilità. Quindi stiamo adesso progettando i proiettili verdi, i carri armati che vanno col pannello solare, quindi siate tranquilli perché noi stiamo risolvendo il problema, no? E invece, proprio in obiezione a questo che sta succedendo, dobbiamo andare a calcolare, e lo stanno facendo tanti, insomma, scienziati anche nel mondo, gruppi di think tank nel mondo, il peso di quanto inquina non solo la singola produzione militare, che come sapete è dislocata in tutto il mondo, cioè per costruire un'ala dell'F-35, lo dico perché ce l'abbiamo poi la costruzione a Aviano, un pezzo, beh, è coinvolto un po' tutto il globo nei singoli pezzi, nei singoli materiali, ed sono tutte produzioni insostenibili per il pianeta, insostenibile non solo dal punto di vista ambientale, quando si parla di sostenibilità si dice anche, cioè, dal punto di vista dei diritti umani, per esempio delle popolazioni che sono lì, dal punto di vista economico, perché non producono ricchezza, non producono nuovi posti di lavoro. Quindi pensare che in un qualsiasi modo l'impronta del settore militare industriale possa essere sostenibile è una falsità, è una cosa che non può accadere. E quindi tutto quello che loro ci dicono su questo, e lo stanno dicendo tanto perché hanno paura che questa sarà la più grande obiezione nei prossimi anni a tenere in piedi degli eserciti e degli armamenti, in particolare quelli nucleari, così impattanti verso l'ambiente, loro stanno spendendo molti soldi di propaganda, e questo è tutto greenwashing militare, così come avviene il greenwashing su tanti altri aspetti. Ma non solo questo, c'è l'aspetto che secondo me è quello più grave per noi che lavoriamo quotidianamente contro la guerra e cerchiamo un'opposizione violenta, più grave perché è quello sul quale noi ci dobbiamo inventare creativamente nuovi modi di opporsi, che è quello della gestione della crisi climatica. Cioè noi non possiamo far finta che non esiste, che sempre più conflitti, come già sta accadendo, non saranno generati dalle crisi ambientali. Non si tratta appunto semplicemente della crisi dell'acqua in alcune parti del mondo per cui ci sono le guerre dell'acqua e dell'energia, ma del fatto che intere fasce del pianeta diventeranno inabitabili, e quindi ci saranno i migranti climatici, stanno già avendo migrazioni forzate, ma anche nei territori che pensiamo per ora salvi ci sarà una restrizione di quelli che sono gli spazi abitabili. E noi sappiamo che dove la convivenza diventa forzata, più alto diventa il rischio del conflitto. E chi si sta proponendo nel mondo come gestore, manager della crisi climatica nel mondo? Indovinate un po'. Il complesso militare industriale. Ma lo sta facendo investendo i miliardi di euro che invece i movimenti pacifisti della non violenza non hanno, quindi ci dobbiamo inventare altri modi di opporci a questo. E lo stanno facendo dal punto di vista della sicurezza, quindi tutta la questione della tecnologia dei droni e di altre tecnologie di questo tipo nei luoghi dove si estraggono le risorse, dove c'è insomma la carenza di acqua, eccetera. Quindi dal punto di vista della sicurezza, che è sempre immaginata come sicurezza di confine, militarizzata, i confini militarizzati, ma anche come nei confronti dei singoli stati nazionali. Cioè i singoli stati nazionali adesso si trovano, per esempio, a dover applicare l'agenda 2030, che dice alcune cose, tra cui direbbe non c'è sviluppo sostenibile senza pace. Però questo viene dimenticato, e invece quando bisogna dire ma come facciamo a gestire per esempio il pericolo di esondazioni sempre più grandi, oppure come facciamo a formare gli operatori sui territori rispetto alle crisi ambientali? Beh, chiamiamo il settore militare, perché loro si propongono a prezzi bassi, stracciati, e si impongono anche in questo settore, perché sanno che sarà il più grande business dei prossimi anni, finché il pianeta non finirà di bruciare, e proprio come vogliono gli strumenti di morte, i guerrafondai di tutto il mondo, alla fine moriremo tutti insieme su questo pianeta. Grazie Daniele, che ha presentato il numero 1. Io velocemente adesso vi presento il numero 2 di Azione Non Violenta. Il titolo è Guerra senza parole. Questo numero l'abbiamo costruito in queste settimane di mobilitazione, mano a mano che ci si muoveva in tutta Italia con le 1000 iniziative che sono state fatte.
soprattutto dentro quelle coordinate da Rete Italiana Pace e Disarmo. Abbiamo messo insieme questo numero dietro il quale c'è un'idea, cioè non preparare un numero di dibattito, di riflessione ideologico, come si potrebbe dire, ma dare degli strumenti per essere fedeli al titolo della rivista, Azione non violenta. È un titolo bello che ha voluto Aldo Capitini proprio perché la rivista fosse uno strumento utile al movimento e alla realtà che il movimento vuole mettere in campo. Quindi abbiamo dato soprattutto spazio alle campagne, a cosa si fa e a cosa si può fare e a cosa dobbiamo fare, dando voce naturalmente, anche questa è sempre stata una caratteristica della rivista, alle vittime o comunque ai protagonisti diretti, quindi in questo caso al movimento pacifista russo e al movimento pacifista ucraino. Quindi il numero parte con la campagna, che anche qui siamo a Irene Fest per presentare e divulgare la nostra campagna Obiezione alla guerra. Sul tavolo del movimento non violento e anche in altri tavoli ci sono i moduli da compilare per questa campagna, che appunto, lo accennava prima Daniele, non solo esprime una solidarietà con gli obiettori ucraini e russi, ma anche assume un impegno noi qui oggi come obiezione globale alla guerra. E poi queste migliaia di firme che raccogliamo, speriamo alcune decine di migliaia di firme, le consegneremo il 15 dicembre, cioè i 50 anni della legge dell'obiezione di coscienza in Italia, al Presidente della Repubblica e al Presidente del Consiglio. Presentiamo questa campagna e poi presentiamo anche le iniziative che come Movimento Non Violento, che insieme al MIR anche domenica proseguiremo, di sostegno alla parola di Papa Francesco, di sostegno alla campagna Bisogna fare di tutto contro la guerra, che Papa Francesco ha inaugurato durante l'Angelus subito il giorno dopo dell'invasione dell'Ucraina e che ha proseguito, che si è svolto anche con un incontro che poi abbiamo avuto il piacere e l'onore di fare con Papa Francesco. Poi appunto, come dicevo, diamo spazio sia alla campagna europea di riconoscimento dell'obiezione di coscienza e dello status di obiettori di coscienza che oggi i giovani ucraini non hanno e quindi non possono uscire, e noi chiediamo che invece l'Europa e anche l'Italia riconosca lo status di rifugiato politico agli obiettori di coscienza. E quindi qui diamo spazio alle proposte del BEOC, l'Ufficio Europeo dell'Obiezione di Coscienza. Poi un articolo su 5 modi concreti per sostenere la resistenza civile in Ucraina, e abbiamo uno scritto, una bella intervista che abbiamo fatto a Yuri Sheliazenko, che è il portavoce responsabile del movimento pacifista ucraino di Kiev. Naturalmente non manca la voce dei russi, anzi delle russe, perché molta dell'opposizione alla guerra in Russia è fatta proprio da donne, tant'è che la responsabile del movimento degli obiettori di coscienza russi è una donna, Elena Popova, e molto del lavoro viene fatto dalle cosiddette mamme, diciamo, dei soldati, quindi un lavoro per la diserzione, un lavoro anche di difesa legale, e anche a tutta questa campagna abbiamo dedicato spazio e attenzione. E concludiamo con la carovana Stop the War Now, la carovana di pace a Leopoli, alle quali molte delle nostre associazioni, coordinate con la Rete Italiana Pace e Disarmo e con la Papa Giovanni XXIII, abbiamo partecipato a questa prima iniziativa, altre ne sono seguite e altre ne seguiranno. Dico anche che questo numero è impreziosito dalla collaborazione di Mauro Biani, sempre generosissimo con noi e con Azione Non Violenta, non solo ci fa tutte le copertine, ma anche questo numero è illustrato esclusivamente dalle vignette uscite in queste settimane, in questi mesi, dalla matita di Mauro Biani.
Il numero però si apre con una cosa un po' particolare. Abbiamo riprodotto un articolo di Pietro Pinna che Pietro aveva pubblicato nell'immediato dell'inizio della guerra del Golfo, quindi parliamo più di 30 anni fa. Pietro Pinna aveva fatto un articolo diciamo critico, di critica costruttiva, di aggiunta non violenta al allora nascente movimento pacifista contro la guerra del Golfo, dicendo benissimo che ci sia questo movimento, ma il movimento abbia coscienza che muoversi quando iniziano i rumori di guerra spesso è troppo tardi. Cioè era un richiamo a che il lavoro per la pace sia un lavoro costante, 365 giorni all'anno, e soprattutto sia un lavoro preventivo, sia un lavoro di preparazione. Perché svegliarsi purtroppo quando la guerra incominciamo a vederla in televisione spesso è troppo tardi, e ci è parso che questo articolo, semplicemente sostituendo la parola Ucraina alla parola Golfo, fosse di un'attualità stridente, e lo abbiamo pubblicato proprio come nostro contributo, ripeto, di collaborazione attiva. Ci sentiamo parte pienamente del movimento pacifista, facciamo pienamente parte dei lavori della rete italiana Pace e Disarmo, ma è bene che ci sia questa aggiunta, questo pungolo, questo stimolo, e il modo migliore ci sembrava proprio di quello di utilizzare le parole di Pietro Pinna, per cui abbiamo riaperto il numero con questo suo articolo. Non vi leggerò nulla perché va letto, hai gustato, perché Piero aveva anche un modo particolare di scrivere, e insomma rileggerlo oggi penso che ci faccia molto bene, faccia bene a tutti. Poi la rivista, sia il primo numero che ha presentato Daniele, sia il numero 2, si conclude con una rubrica, ci accompagnerà tutto l'anno, è la rubrica curata da Pietro Polito di Torino, e del presidente del centro Piero Gobetti, e quella rubrica, il numero del numero 2, è dedicata all'obiezione di coscienza profetica di Aldo Capitini, l'atto di gettare qualcosa contro, è il sottotitolo, e anche questo articolo è pienamente in linea con il numero e con lo stimolo al movimento per la pace che deve proseguire. Quindi questo diventa, ne abbiamo stampato qualche centinaio di copie in più di quello che facciamo del solito, perché diventa uno strumento di lavoro, uno strumento operativo per la mobilitazione che ci vedrà attivi anche nei prossimi mesi. Anche di questo numero 1 ne abbiamo fatto copie in più, perché sarà lo strumento base di un convegno nazionale che si svolgerà a Trento nel mese di ottobre, proprio su guerra e clima, fatto da Rete Italiana Pace e Disarmo, e questo è lo strumento di lavoro che prepara gli atti del convegno. Grazie della vostra attenzione.